La scheda madre rappresenta la prima pietra su cui costruire il vostro PC. Senza di essa, avere un processore, della memoria, una scheda video e persino un alimentatore non serve a nulla. Ne abbiamo parlato molto spesso su questo canale e sul nostro sito, spiegandovi come funziona. Scegliere la scheda madre quindi non è un processo molto semplice, specie per chi è un neofita. All'interno di questo video quindi andremo dritti al punto, diretti per i vostri acquisti, non entrando nei meriti di molti fattori. Senza perderci in ulteriori chiacchiere quindi, cominciamo subito con la nostra lista. La B460M Pro 4 è una buona scheda madre micro ATX per processori Intel Core di decima generazione. Adatta a chi vuole assemblare un PC compatto e di buon livello, ma non ha la necessità di affidarsi a un processore della serie K e vuole contenere i costi. La MSI MAG B560 è una scheda madre di fascia media per processori Intel Core di undicesima generazione. Non permette di fare overclock e quindi non è l'ideale per i modelli con suffisso K. Tuttavia, le novità introdotte dal chipset B560 consentono di effettuare l'overclock nelle memorie RAM e permettono di abilitare il profilo XMP, se disponibile. La Gigabyte ZS90 è una delle migliori schede madri per processori Intel Lake di dodicesima generazione, recentemente immessi sul mercato da Intel. La scheda offre 19+1+2 fasi di alimentazione, rispettivamente da 105, 105 e 70 A, che permettono di spingere al limite il nuovo Intel Core i9 12900K. Grandi possibilità di espansione e di connettività, e strumenti hardware e software che permettono agli appassionati di sfruttare al massimo il proprio computer, anche dal punto di vista dell'overclock. La Asus ROG Maximus è una scheda madre di fascia molto alta per processori Intel Core di undicesima generazione, progettata per spingere al massimo i chip Rocket Lake. Offre 18 stadi di potenza ben dissipati, supporto al PCI 4.0, tecnologia Optimum 3, Wi-Fi 6 integrato, LAN 2.5G, 4 slot M2, un totale di 10 porte USB e un toolkit dedicato agli overclocker, per aiutarli a portare al limite processori come il Core i9 11900K. La Asus ROG è una scheda madre Intel X2900 IATX per processori Intel Core X con ROG DIMM 2, DDR4, 4266 MHz, Wi-Fi, LAN 10 Gigabit, USB 3.1 Gen 2, SATA e Aura Sync RGB. La Asus Prime è una scheda madre per chi vuole assemblare una build Ryzen 3000 economica. Oltre ad Aura Sync RGB, DDR4 3200 MHz, M2, HDMI 2.0, SATA 6 Gigabit e USB 3.1 Gen 2. La MSI MAG è una scheda madre equipaggiata con il nuovo chipset AMD B550 che porta il PCI 4.0 anche nella fascia mainstream del mercato. Supporta i processori AMD Ryzen 3000 basati su architettura Zen 2 e permette di sfruttare il nuovo standard in uno degli slot PCI per 16 e in uno dei due M2. La scheda offre poi un secondo slot M2 PCI 3.0 e un altro PCI 3.0 per 16. 6 porte USB totali, 6 connettori SATA e 2 slot PCI 3.0 per 1. Questa Asus ROG è la nuova scheda madre top di gamma, dotata di chipset AMD X570 e con pieno supporto ai nuovi processori Ryzen di terza generazione. È progettata per chi ama fare overclock e integra diverse funzionalità atte a migliorare questo aspetto, come un dissipatore per il VRM, già predisposto per il raffreddamento a liquido. La TRX 40 di Gigabyte supporta memoria quad channel e offre diversi slot PCI. Un circuito 12+2 fasi garantisce l'alimentazione necessaria per il funzionamento della CPU e degli altri componenti. Non manca un trio di slot M2, ognuno dotato di 4 linee PCI 4.0 e con coperture termiche.
In definitiva, la TRX 40 Pro Wi-Fi è la proposta entry-level di Gigabyte. La MSI Creator TRX 40 è una scheda madre con chipset TRX 40 per processori Ryzen Threadripper 3000, con i modelli Ryzen Threadripper 3960X, 3970X e il futuro 3990X. È una soluzione caratterizzata da 16 più 3 fasi di alimentazione, alimentata da due connettori 8 pin dedicati alla CPU. Sulla scheda sono presenti 8 slot DDR4 quad channel, con supporto ufficiale per le memorie DDR4 3200 e in overclock a soluzioni DDR4 4666. 9 i connettori PWM per le ventole, 3 connettori per sensori termici e 9 sensori termici posti nei punti principali della scheda madre. Non manca una porta LAN, oltre a una seconda porta Ethernet e ben 19 porte USB in totale. E voi cosa ne pensate? Qual è la vostra scheda madre ideale? Fatecelo sapere con un commento e non dimenticate di iscrivervi per non perdere i prossimi contenuti video.